Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti alla giochina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci finalmente qua di ritorno dopo che la volta scorsa, ragazzi, nel primo episodio, penso non abbiamo capito principalmente quasi niente del perché siamo qui. Abbiamo capito chi siamo. A quanto pare il nostro protagonista è un attore famoso. È su questa nave perché un regista ha deciso di girare il proprio film su questa nave. Punto. La cosa è finita là. Le cose sporadiche che abbiamo visto non sono state molto chiare, per cui l'altra volta poi alla fine ero rimasta ferma qui. Ok, come ho detto l'altra volta, ovviamente la nave che oscilla, ragazzi, fa sempre un certo effetto, direi, no? Eh già. Ok, chiusa a chiave, come non detto. Chiusa a chiave. Ah! Ok, questo gioco sta incominciando a giocare con me, come ho detto l'altra volta. Non ho avuto manco il tempo oggi di un attimo abituarmi al fatto che appunto siamo su Layers of Fear, quindi può essere che questo sia la normalità fondamentalmente. Vabbè, cos'è sta cosa? I'm back, Mahardy. Scouted out the whole area. Looks like there's a trail we can follow. Okay. A trail? Aye. Left by fellow pirates, no doubt. To lead us to a safe harbor. Ok, ci ricordiamo, ragazzi, che dagli indizi, insomma, diciamo, che abbiamo trovato in giro, avevamo appunto sentito parlare due bambini. E mi chiedo perché. Oddio, la mia ombra. Oddio. Oddio. Ok. Con calma però, non ci facciamo prendere dal panico. Bella la mia testa, sembra una palla da bowling. Fantastico. Dicevo, cerchiamo di non farci prendere troppo dal panico, come faccio sempre, no? Perché, cioè, possiamo anche evitare. Cos'è sta roba? Ah, è uno di quegli affari che girano e suonano, una roba del genere, giusto? Questa cosa dice? Termine la pausa, l'ultimo tecnico manutentore lascia la nave attraverso la passerella sul ponte e a poppa, pattugliamento del muro all'altezza della nave, in pattuglia nei pressi della zona di carico, vedo un'ombra muoversi, è piccola, come se fosse quella di un bambino, la inseguo, ma non trovo nessuno. Bene! Guarda, fantastico, era proprio quello che stavo aspettando. Un cannocchiale, ma dai, è bellissimo. There she is, Mr. Hardy. The fastest vessel ever built. Ready to set sail for the land of the flame. I don't see any sails. Shh. We must make our way aboard. Quietly. Ok. Oh. Sti manichini. Ragazzi, non mi convincono. Oh, è bloccata la porta, pezzo di merda, vabbè. Ok, a quanto abbiamo letto dal foglietto, ragazzi, appunto, qualcuno sembrava aver visto un'ombra così piccola, sembrava quella di un bambino. E appunto questa bambina ha detto, suppongo a quello che sia suo fratello minore, dobbiamo salire sulla nave in silenzio, bla bla bla. Quindi probabilmente sono sti due bambini che sono saliti qua, no? Oh, ma c'è un tesoro lì. Dobloni d'oro. È un set. Cos'è? Ok. Io ci salgo sul set, però
Ok, la botola è chiusa. E anche la porta è chiusa. Non voglio che facciate scherzi della minchia. Arr! Yuppidu, si va, andiamo! Che c'è? Non lo so, ha avuto un effetto strano. Aspetta, aspetta. Fammi vedere se si è aperta pure questa. Questa è rimasta accidenti chiusa. Opla! Io vado. Ah! Ok, va bene, sì, non ha retto il mio peso. Da dove entra l'acqua che il mare che era lì sopra era finto? Avast, Mr. Hardy. Too many of them scurvy dogs to take head on. Lily, I want to go home. Quartermaster, steel yourself. Il bambino già si è rotto le palle. Be your heart soaked in doubt, or be there a fire burning within. Il bambino si è rotto le palle, gli sta appresso a sta scema. Cioè il bambino dirà: oh, ma che vuoi da me, dalla mia vita? Cioè lasciamo andare, no? Perché? Oh, come fate a uscire? Ragazzi, sono rimasto bloccato qua sotto, eh. Avrei bisogno di uscire, per favore. Come cavolo esco? Ah, qua c'è qualcosa, non l'avevo vista. La chiave. Meraviglioso. Adesso sì che posso usarla, né? Oh, che succede qui? Oh, oh mio Dio. Non fissare troppo la luce che diventi cieco, Pio mio. Oh, si parte. Yuhu. No. C'era bisogno di fare tutto questo dannato casino, cioè. Ok. Guardate, va benissimo così. Io me ne vado, eh. Siete stati veramente eccezionali, lasciatevelo dire. Però io adesso devo proprio andare, perché non ce la faccio più. Già, oh mio Dio. Mio Dio. Ehi, un altro set? Che meraviglia, fantastico, no? Fantastico, sì. Figli, falegname di qualità, su ordinazione un forziere di legno solido, interamente in legno di quercia secolare, con rinforzi in ferro pesanti, cinghie aggiuntive in pelle e maniglie laterali per il trasporto abbastanza grande, wow, per contenere un uomo adulto. Spero che il nostro lavoro soddisfi le sue alternative. Oh mio Dio, che ci devono mettere? Un cadavere dentro? C'è fin troppo silenzio. Chi è che accende la radio senza il mio permesso? Eh? Che diamine. Oh, una parola. Ma che cazzo? Ragazzi, mi date il tempo di rendermi conto di qualsiasi cosa? Non vedete che sono in estrema difficoltà? Pronti a tornare indietro? What? No, che non sono pronta a tornare indietro. Ma mi sa che sono costretta. Qua è chiuso. Ok. Non ho alcun problema io a tornare indietro. No? È cambiato già qualcosa o era così quando sono arrivata? Va bene. Va benissimo così. Va benissimo così. Che problema ci dovrebbe essere? Perché vedo in bianco e nero. Non so se è normale. Oh, Gesù. Banca. Questo qua ha ammazzato un altro manichino assassino. Oh mio Dio.
Come hai potuto? Come hai potuto fare una cosa del genere? Che gli faccio a questa? Gira, gira, ma non succede assolutamente niente. Se provassi a girarla al contrario... Un po' strana la cosa. Non succede niente, ragazzi. E... vabbè. Io arrivo, eh? Vado a vedere che cosa è successo. Accide. Dove sono i manichini? Erano qui un attimo fa. Non capisco, io non sto capendo niente di tutto questo, di tutto questo. Non sto capendo assolutamente niente. Non capisco perché mi torturate così, come sempre. Oddio. Oh! Fermi, fermi, fermi. Tieni premuto L1 per correre. Perché dovrei correre? Eh? Oh, che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Ok. Ok, non ce la posso fa. Non ce la posso fa. Già ho deciso che non ce la posso fa. Un limone dalla buccia perfettamente edibile. Che cazzarola ci faccio col limone? I know you did it. You killed her. Truth is, it was her killing me, slowly, all this time. Di che stiamo a parlare? Quel faccino ero io? Ero io quel bell'uomo della locandina? Beh, qua ragazzi continua a uscirmi scritto, tieni premuto L1 per correre e sinceramente non riesco a capire il perché. Io seguo quelle poche luci che ci sono. Sì. Sì. E ragazzi, il tutto è alquanto insopportabile. Proprio ve lo dico con molta tranquillità, perché io sono sempre sincera con voi. Ed è molto insopportabile tutto questo, eh? Oh, cazzarola. Ok. Via. Ah, datemi entrare. Che cosa ci sarà mai dentro sta cassaforte? E che ne so io qual è la... Che ne so io qual è la combinazione? A few moments later. Dovrei saperla, no? Perché magari... mi è sfuggito qualcosa sul limone. Magari. A few moments later. Ok, ragazzi, sto provando a tornare da dove sono venuta, perché secondo me mi è sfuggito qualcosa in qualche altra stanza, perché ovviamente non è che il codice me lo posso inventare o posso saperlo così dal nulla, per cui è probabile che magari un qualche dettaglio mi sia sfuggito. Vediamo un attimino se c'è qualcosa qui che non ho visto. Ah, ecco. Infatti, ragazzi, vedete? 10 a destra, 80 a sinistra, 40 a destra. Chissà se mai riuscirò a ricordarmelo. Questo perché, ragazzi, faccio a volte poca attenzione ai dettagli e mi rendo conto di questo mio limite. Devo arrivare a 10 girando verso sinistra. Ok. E ok, poi 80 a sinistra. Ok. E poi 40 a destra. Oh, ok. Non era così difficile in fondo in fondo. Cos'è sta roba? Oh, è così pesante sta roba. Ah, una conchiglia. In the land we've seen behind shut eyes, the one of bright shores caressed by tide, where there's no pain, no fear, no fury, no lies. There we shall stand tall, our hearts full of pride. If your dreams are bold and by no man bound, if your soul is strong, unlike any other, able to build walls or tear to the ground, then yours is this world, my little brother.
Ok, diciamo le sì. Oh, oddio, perché è tutto buio? Perché non vedo un accidenti. Vedo veramente poco, ragazzi, eh? Oh. Oh. Oh mio Dio. Ma dai, che roba. Ma che ca... Ma cosa diavolo si è fumato il nostro amico? Non lo so. Cioè, per vedere sti posti così, non lo so. Ok, siamo di nuovo qua. Meraviglioso. Fantastico. Unico. Tutto meraviglioso, come sempre. Come tutte queste nostre avventure horror, oh mio Dio. Il signor Hardy è un quartiermastro, un ruolo molto importante, poiché si occupa di fare in modo che l'equipaggio sia sempre dove è necessario, assicurandosi anche che vi sia sufficiente cibo e rum per tutti. Il signor Hardy è molto leale al capitano e segue pedissequamente i suoi ordini, poiché sa che lui, il capitano, non il signor Hardy, è un impavido condottiero. Talvolta il capitano si infuria con il signor Hardy, ma ciò accade solo perché gli tiene tantissimo l'intero equipaggio. La verità è che fondo di pagina, strappato. Ovviamente. Chi è che ha scritto sta roba? C'è una calligrafia abbastanza spaventosa. E un'altra diapositiva, ma che meraviglia! Fantastico, meraviglioso. Allora, sì, se un cassetto ci impedisce di passare, siamo messi proprio bene. Ok, chiusa chiave, per cui suppongo proprio di dover andare di qua. È perfetto? C'è nessuno? Oddio, mi volete far vedere un documentario? Sì, io adoro i documentari sugli animali, sono prontissima. Tac. Oh mio Dio, aspettate. Oh, sbaglio, c'era una lapide. C'era un fermo immagine che... No, non mi dite che adesso posso passare attraverso sta porta perché guardate, mi alzo e me ne vado, eh. Oh, spettacolo! Che bello! Ci ho ripensato, guarda, se me la mettete così, ero così tanto entusiasta. E là, ammazza che infestazione d'api! Oh! Vedete di chiamare qualcuno, eh? Scommetto che qua è chiuso. Ah, ma guarda caso. Guarda te il caso. Permesso? Non è che infastidisco qualcuno, no? Io mi auguro sinceramente di no. Una foto. Ok. Ci dovrebbe essere qualcosa di strano? Perché dettagli poi così strani non ne vedo. Tranne l'unica cosa che ha catturato la mia attenzione, ragazzi, è stata quella figura bianca lì sulla destra. Però c'è qualcuno che sembra le stia facendo una foto, per cui magari era una foto in posa, semplicemente. Niente di... di che. Ah, porca vacca! Chi è che lo voleva morto? Quel povero manichino. Oh mio Dio, è aperto pure di qua. Va bene. Dopo aver assistito a questo spettacolo abbastanza raccapricciante, anche se si trattava semplicemente di un manichino, posso dire di voler continuare, ma forse neanche tanto. Guardate, forse neanche tanto. In effetti. Oh mio Dio. This fellow is wise enough to play the fool. Chiarissimo tutto. Tutto veramente molto chiaro, ragazzi. Allora, sapete che io di solito a volte, ragazzi, faccio fatica quando la storia non è spiegata proprio chiaramente, faccio fatica a volte a mettere insieme i pezzi del puzzle. Quindi, ovviamente, ci aiuteremo a vicenda, ragazzi, nel corso di questa serie a cercare di riuscire a capire e interpretare qualcosa. Tutti abbiamo un fardello, sì. Ognuno di noi ne ha uno. Questa era l'immagine, ragazzi, finale, se non sbaglio, della proiezione che abbiamo visto all'inizio, se non erro. Figures, faces, voices from the past, wrapped in a heavy old bag.
Perché in una borsa? Sarebbe tipo il bagaglio della nostra vita, una roba del genere. Ammazza, quanta gente! Caspiterina, se questo è il successo che ho, sono fantastico. Ok. Ok, farò finta che questa sia una cosa assolutamente normale. Io non voglio creare problemi a nessuno. Voglio davvero sapere chi è che ha scatarrato su tutti gli specchi di questa nave. Chi? Liberarsi? Oh, ma con ste gambe aperte è così? Cioè, proprio no. Ok. Non... A little spark is all it takes to set the human soul on fire. Accendere? Oh! Oh, mio Dio. Io continuo a dire che... danni non ne volevo fare. È successo e basta, semplicemente. Sì, grazie, salve. An act of creation always begins with an act of destruction. Dice lei, buon uomo? È vivo sto coso o no? Cos'è? Una palla? Una palla di piombo? Come quelle che c'ho appese, eh? Perché non sto capendo niente. Mi sta solo venendo il panico, Gesù. Sto venendo il panico. One life ends, another begins. One life. Che cazzo stai parlando? Ma che cazzo... Ah! Ma state scherzando? Quello che avevo... che ho preso è una... un proiettile. Why wait? No, mi posso rifiutare, mi auguro. Mi posso rifiutare, vero? O devo per forza sparare a qualcuno? Perché ste cose hanno di solito sempre un trabocchetto. Perché magari potevi evitare di fare l'errore e... Action. Ancora. Non voglio sparare a nessuno. A nessuno dei due. Se potessi non farlo. Vediamo che succede se vado via. Non succede niente. Stanno registrando, fantastico. Vabbè, mi sa che devo farlo per forza. Sparerò a lui, ma comunque sappiate ragazzi che non volevo. A life for life. One must be taken. The right one. Cioè mi stai a dire che devo sparare per forza a lei? Perché? Sono molto perplessa, ragazzi. Cioè, allora, l'angoscia, perché sto gioco crea davvero, davvero tanta angoscia, c'è. Solo che non sto capendo davvero niente di tutto ciò. Cioè, tutto per me è tutto un enorme punto interrogativo. Dove cazzarola devo andare adesso? È tutto... boh! Cioè, del tipo, non so... Cosa sto guardando? Cioè non so di che cosa sta parlando sta voce. Non capisco, non riesco a creare collegamenti. Non so per esempio adesso dove cazzarola devo andare. Mi ha detto può andare bene così per adesso. Ah, posso passare. Mamma mia che cecata che sono, ragazzi. Grazie per avermi aperto la porta. Davvero molto gentili. Questo è il buco che ho fatto io col mio proiettile. Meraviglioso.
Ok. Wow. Ok. Va bene. Diciamo pure tranquillamente di sì. Quante pareti ha trapassato quella palla di piombo? Che è? Non lo so, a pistola di Superman. Che cavolo. Oh. E dai, ancora. Ma che è? Che significa? Che state scavando tipo nel mio senso di colpa per qualsiasi cosa? Cioè, deve avere un significato più profondo sta roba, no? Mazza, sì. Direi proprio di sì. Cioè, state giocando tantissimo con i miei sentimenti. Ah, questa era la porta che non riuscivo ad aprire prima? Probabile. D'accordo, sì, sì, ho fatto qualcosa di terribile, mi sembra di aver capito, e state continuando a rigirare il vostro dito ricoperto di sale dentro la mia piaga. Ok. Ok. Oh, le musiche poi col carillon sono il top. Assolutamente il top, assolutamente. Ma qua c'era un'altra porta, aspettate. Ah, è quella bloccata, va bene, ok. Sì. D'accordo. Vediamo se c'è qualche oggetto qua che non si può mai sapere. E continuo a perdere la visione dei colori. Tu, figlio mio, non stai tanto bene, Proprio no. Già secondo me di tuo proprio non stai bene mentalmente. Per di più, secondo me te fai di qualcosa, perché altra spiegazione non la trovo. Ok. Ammazza, ecco perché gli epilettici non possono fare sto gioco. E la mia ombra continua. Oddio, che c'è? Posso fare? Eh? Oh sì, sì, ce la posso fare. Ce la devo fare. Sì, oh sì, buon uomo, sa dirmi cosa diavolo sta succedendo qui? E lei? Vuole un po' d'aria? So che fa caldo qua dentro. Va bene. Ok, dove cazzo la devo andare? Non vedo niente, non vedo. Perché qua è chiuso, credo, no? Sì. Va bene. Oddio no. Oddio no, non cominciate a giocare così con me, eh. Oddio no, 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 si è chiuso tutto. Oddio Gesù. Oddio Gesù, glielo spengo il ventilatore, non c'è bisogno di essere così minacciosi. Ok. Ok. Sta diventando assolutamente peggio di quello che mi sarei aspettata, ragazzi. Perché? Oh mio Dio. Oh mio Dio, sto per diventare cieca. Ah! Che? Oh mio Dio, cos'è che sta uscendo da lì? Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, 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 aiuto! Che cavolo! Ok. Poi io odio, ragazzi, gli inseguimenti. Essere inseguita è una sensazione che mi dà puro terrore. Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Ok, è una mappa. Cioè, non una mappa, è una piantina. Non so come si può chiamare. Della nave. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that.
She doesn't like it when you play with anyone but her. Penso si stia riferendo alla tipa più grande. Che volete che faccia? Che torni lì? Che no, Gesù. È chiusa, ok. Meglio così, guarda, perché, cioè, le mie intenzioni non erano poi proprio quelle di tornare lì, ecco. Vabbè, ci deve essere un modo per passare, per andare da qualche parte, no? A few moments later. Ah, oddio. C'erano le scale. Certo. E io non le avevo viste, ovviamente. Le scale. E io continuo a dire che il crick lo prenderei molto volentieri. Ovviamente non mi permetteranno di prenderlo, nemmeno il martello. Allora, replica di una pistola ad avancarica del 17 secolo, completamente funzionante. Polvere nera, munizioni, manichini, 100. E che meraviglia, manichini. Ok, interrotto. D'accordo, grazie per avermelo notificato. Molto importante saperlo. Allora, ragazzi, mi ha appena salvato la partita. E come ho detto l'altra volta, questo gioco mi trasmette un'ansia e un'angoscia non indifferenti, ve lo posso assicurare, perché me lo sento proprio dentro. E pur non avendo poi così tanti jumpscare, non avendo poi così tanti elementi ansiogeni, riesce davvero comunque ad angosciarmi, e non ancora riesco a capire come ci riesca. Fatemi ovviamente sapere, ragazzi, quali sono le vostre impressioni fino ad ora di questo gioco. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un pedoscio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!